Uno spazio di cultura e creatività nel quale tante realtà cittadine riescono a esprimersi e a presentare i loro progetti al pubblico. L'Arena BCC di Fano è pronta ad accogliere 8 compagnie dialettali e il San Costanzo Show, spettacoli teatrali e comici, concerti e il cinema sotto le stelle. Anche quest'anno, infatti, dal 4 luglio si partirà ufficialmente con gli eventi estivi in questo luogo, tanto voluto dal compianto Fabio Guccioni e intitolato all'attore fanese Emanuele Manuelli. Nei giorni scorsi il presidente Bartolucci ha illustrato insieme ai vari protagonisti il ricco calendario di iniziative organizzate dalla Polisportiva Tre Ponti in collaborazione con la Proloco, con il patrocinio del Comune e della Regione Marche e con il supporto di 3 sponsor presenti alla conferenza stampa. Sì, tantissime iniziative, un mese di giugno dedicato alle compagnie di danza e dal 4 luglio ben 50 serate. Praticamente fino al 10 di settembre, dove l'Arena di solito chiude i suoi battenti, dove ne abbiamo per tutti i gusti. Lunedì, martedì, mercoledì cinema, il giovedì rassegna dialettale, il venerdì quest'anno avremo sempre il San Costanzo in 6 serate, dove avremo oltre 6 serate di comicità, 3 serate di cinema del San Costanzo perciò. Poi il sabato e la domenica con tanti ospiti, cominciando con l'Elite, i Nomadi, che è un gruppo che conoscono un po' tutti naturalmente. Al 9 luglio abbiamo Galimberti, poi abbiamo Forza Venite Gente da Roma, il Teatro di Montecatini, insomma la cover di Lucio Dalla, di Celentano, insomma come suol dirsi ce ne abbiamo per tutti i gusti.